non dico alleviare il dolore, perché il dolore sicuramente rimane, ma voi avete progettato comunque in quest'estate qualcosa di importante per ripartire, nel peggiore dei modi, all'eccellenza, ma si sogna anche la Serie D. Assolutamente sì, diciamo che il 12 aprile è una data che non si scorderà facilmente, è un'esperienza molto, molto brutta, che da non augurare il passaggio neanche al peggior nemico calcisticamente, è ovvio. Però è chiaro che poi ti devi rimboccare le maniche, come abbiamo fatto. Noi siamo ripartiti subito, siamo arrivati in finale nazionale, siamo arrivati un po' stressati, diciamo, però resta il fatto di aver fatto una stagione e sinceramente, con tutto il rispetto che è sempre massimo per il Siracusa, in verità noi dentro ci sentiamo di averlo moralmente vinto il campionato. In ogni caso la palla è rotonda, per cui è andata così, ne abbiamo preso atto, siamo arrivati fino alla fine, adesso abbiamo cambiato rotta, abbiamo preso delle decisioni importanti, c'era la necessità di cambiare un po' radicalmente tutto, perché devi intuire quando è il momento di dare una svolta. Direi, direttore, di parlare soprattutto di un argomento. Cioè, Emilio, si parla sempre di calcio dilettantistico, quasi due campionati, no? Un'apertura e una clausura. Cioè, l'apertura sarebbe praticamente da settembre fino a dicembre, il momento in cui esistono le squadre che si smembrano in maniera proprio come neve al sole, che si sciolgono. E lo scorso campionato di eccellenza vide una Città di Vittoria che era involato verso probabilmente obiettivi che si sarebbero accostati alla promozione, al salto di categoria. Voi ne avete beneficiato, e come? Prendendo di fatti poi giocatori importanti, no? Perché voi avete acquistato, certo. Poi, sotto quel punto di vista, ecco, secondo voi, direttore, quest'anno sarà un altro obiettivo, sarà un altro anno voltato verso l'eccellenza in questo senso del vostro campionato, oppure un anno così di stasi? Beh, diciamo che a parte che di base noi crediamo fortemente di poter andare in Serie D, e in questo senso siamo molto fiduciosi. Poi, per quanto riguarda l'aspetto tecnico calcistico, abbiamo il direttore sportivo Giovanni Martello che sta già facendo un grossissimo lavoro, e un gran lavoro, con molta umiltà, sotto traccia. Il primo obiettivo è sempre la spesa, perché è inutile gravare di spese superflue il bilancio di una società, è inutile gravare il budget economico con giocatori che poi di fatto non ti puoi permettere. Allora, la nostra spesa è sempre contenuta e rapportata agli obiettivi. Sotto questo punto di vista, quindi, la stagione passata, 2014-2015, ha rappresentato una discriminante negativa, o i bilanci sono ok? No, i bilanci sono assolutamente ok, perché oggi noi possiamo vantare il fatto di avere un grosso presidente, che è l'ingegnere Gallo, che è uno dei pochi che sta rispettando gli impegni, ma non solo con i giocatori, ma anche al di fuori dell'aspetto calcistico, al di fuori dal campo, e queste sono cose molto importanti davvero per poter programmare. Direi che, Emilio, piuttosto ci priviamo di qualcosa, piuttosto la mentalità è quella di privarsi di qualcosa. È inutile fare i faraoni quando poi effettivamente devi ballare soltanto al sodo. Direi che, Emilio, questo è un argomento abbastanza importante, perché la scorsa settimana, poco più di 10 giorni fa, lo Scordia si è presentato in piazza ai suoi tifosi con una riunione, non che sia saltato un campanello d'allarme, ma si è chiesta anche maggior vicinanza. Per quello che riguarda un po' il calcio dilettantistico, che ha assolutamente bisogno, che si nutre anche di piccoli sostentamenti, no? Sì, ma è una storia che si ripete, anche perché i comuni sono un po' latitanti, non a Scordia, ma secondo me sono un po' latitanti in tutte le piazze con la propria squadra di calcio, anche perché nei primi tagli le prime cose che sono state fatte sono stati i contributi proprio all'associazione sportiva. A Scordia già da moltissimi anni non godiamo più di un contributo. Si parla però che da Sant'Antonio ci sia una linea un attimino diversa, perché il sindaco è molto vicino a voi. Infatti, meglio per voi, purtroppo, tra virgolette. Il sindaco è molto vicino a noi.
anche di questo dobbiamo ringraziare appunto tutta l'amministrazione comunale, perché già da quest'anno sta rifacendo il terreno di gioco al comunale, in più sta sistemando anche il campo del lavinaio, che per noi è importante per fare la preparazione. Volevo, visto che ci sono due esponenti della società che poi in realtà possono lanciare anche delle proposte importanti e interessanti, perché continuiamo ancora a parlare di calcio dilettantistico, ma poco fa ci sono state delle frasi che in realtà passano spesso inosservate o in secondo piano. È inutile avere giocatori che non ci possiamo permettere, non facciamo cose faraoniche, anzi cerchiamo di lanciare dei progetti. Ma parliamo di calcio dilettantistico, allora perché non lanciare una proposta tra le varie associazioni o tra le varie società, dove ci si mette tra virgolette d'accordo, comunque si prende una lega e ci si mette d'accordo e dice: aspetta un attimo, allora o i grandi marpioni scendono a compromessi con le società, sì, e si parla di calcio dilettantistico, o questi rimangono il poi. Ma ci sono molte squadre, Emilio, che seguono questa linea. Il classico tetto salariale. Sì. Ah? Il classico tetto salariale. Perché non dovrebbe esserci? Oppure togliamo la parola dilettantismo. In queste categorie non lo possiamo fare, perché è a discrezione dei vari presidenti che prendono le società. C'è la libertà, è vero, certo, sicuramente, però no, non mancano mai gli avventurieri che poi lasciano tutto e le società rimangono con le mani in mano. Però esistono direttori, alle volte, presidenti che si avventurano un anno, infatti, poi l'anno dopo rimettono un attimino il freno. Dico questo purché lo si faccia non lasciando in giro delle varie vicissitudini spiacevoli, allora poi uno può anche decidere di fare un passo indietro, certo, no? Perché magari la risposta che si immaginava non ti viene incontro. Invece purtroppo capita spesso che ci si presenta in una maniera e invece poi sotto c'è qualcos'altro, c'è un castello di sabbia. E poi scusami, ti rubo ancora un attimo la parola, perché il direttore Parisi, ma anche posso rivolgere la domanda ad Andrea Grasso, messe sul piatto della bilancia due condizioni: quale potrebbe essere più pesante, quella di gestire una annata sportiva dilettantistica con mille problemi economici, un pubblico che sembra pretenzioso, perché non ho mai visto un pubblico che arriva allo stadio per dire vabbè, si perdiamo, dai, non è un problema, quindi sembra pretenzioso, oppure gestire una squadra che spesse volte in barba al fatto che vuole essere pagata e tutto il resto, si lascia andare ad atteggiamenti diciamo che si accostano poco al calcio. Parliamo di fatti, avvenimenti, che so, parliamo di spesse volte botte da orbi che ci sono all'uscita del campo dopo i 90 minuti, dovrebbero essere stanchi, invece trovano la forza anche per alzarsi le mani, o a spesse volte anche insomma fatti che hanno poco a che vedere col calcio. La dirigenza su questo deve essere un po' anche educatrice, ma poi se ti ritrovi determinati giocatori che comunque lo fanno, la dirigenza è quella che dipende quanto la coperta sia corta all'interno, esatto, del club, all'interno della società, quanti uomini di spessore poi lavorino all'interno. Credo che entrambi i fatti, cos'è la cosa? Devo dire che per noi non è molto difficile, perché Scordia è una piazza correttissima, anzi vi dico che io ho fatto volte diverse radiocroniche a Scordia, sì, purtroppo mentre pioveva fortissimo, messo dentro la macchina, perché nello stadio ci sono praticamente, c'è la recinzione, sì, io entravo con la macchina, sì, sì, e mentre praticamente pioveva mi sono messo dentro la macchina e facevo le radiocroniche e sì, quindi però no. Ci sono stati anche momenti insomma tra virgolette non di tensione, anche perché Scordia è correttissimo, ci mancherebbe altro, la San Antonio correttissimo pure, ma è chiaro che poi in determinati momenti, quando si ha l'obbligo di vincere, spesse volte si fanno delle cose che possono si alza un po' il gomito, esatto. Ripeto, da noi non è così, è un discorso che è veritiero, però non ci riguarda, anche perché negli obiettivi, nelle mire dell'ingegnere Gallo, il nostro presidente, c'è proprio quello là di portare i bambini e le famiglie al campo a vedere la partita allo stadio. Mm-hmm. E questa è una programmazione che già da quest'anno abbiamo messo in atto, perché ogni partita c'erano delle iniziative, abbiamo portato tutte. E questi progetti il prossimo anno cercheremo di approfondirli, se il Signore magari ci dà una mano d'aiuto. Noi invece, chiedo scusa, a proposito, sì, di questo, abbiamo fatto anche, siamo in collaborazione con
il settore giovanile dei Fratelli Femiano, proprio che nella scuola calcio, che la stanno portando da noi. E sicuramente ogni partita interverranno tra il primo e il secondo tempo, appunto facciamo giocare i bambini appunto per il fair play, appunto per questo motivo. Io ricordo un giocatore dello Scordia, ero lì a fare la radiocronaca quando ebbe un brutto incidente, si chiama Shire, che forse è di Scordia stesso, ruppe, se non sbaglio, la base a Giarre se lo ruppe, o la Scordia, io ricordavo Scordia, uno Shire amatissimo, tra le altre cose era già abbastanza espediente in quel periodo, ma era amatissimo dal pubblico scordiese. Nello era uno che metteva il cuore in campo davvero. Lui iniziava la sua partita, iniziava nello spogliatoio, nemmeno nel riscaldamento, e finiva sotto la doccia. Era uno che veramente dava tutto e anche oltre delle volte. Va bene, ok, allora ci abbiamo una pausa? Sì, andiamo in pausa e poi trasversalmente dalla Serie D alla promozione Girone D parleremo evidentemente di delle squadre qui rappresentate dai nostri direttori Parisi e Grasso, e poi anche di tante e tante altre squadre che chiaramente stanno progettando la loro stagione, anche perché sono iniziati i ritiri proprio ieri. Quindi pubblicità. Rimanete con noi, tra poco. Al Noto, e si accasa anche un altro ragazzo di Catania, ovvero Francesco Cannone, sempre al Noto, ma il colpo probabilmente più effetto, senza nasconderci in parole vane al vento, è Agatino Chiavaro che va alla città di Siracusa. Ecco, vorrei un vostro commento su questa Serie D, su queste sei squadre al momento siciliane che ne prendono corpo. Beh, sinceramente, per quello che stiamo vedendo, credo che intanto il Marsala stia facendo un organico davvero di tutto rispetto, che sta prendendo giocatori molto importanti. Io credo che se tutto procede in questo modo, probabilmente Marsala potrebbe essere una di quelle squadre che può giocarsi la vittoria del campionato. Il Siracusa credo che soprattutto abbia dato una buona organizzazione societaria. Il lavoro di Simona Marletta si sta iniziando a vedere, credo che l'organizzazione possa essere la base di successi anche futuri. Il colpo di Agatino Chiavaro chiaramente non lo scopriamo certo noi, è un giocatore molto importante per la categoria e per la piazza di Siracusa, che è molto esigente. Due Torri sembra andare sempre sui giovani, la Leon Fortese ha rinnovato di molto l'organico, ha preso dei buoni giocatori, chiaramente ora c'è da vedere l'assemblaggio da parte di un ottimo allenatore che è stato richiamato, quale Gaetano Mirto. Sì, direi che è un allenatore importante che può dare assolutamente sì, decisamente qualcosa di importante. E della Leon Fortese, direttore, non hai parlato, anche perché ci sono tre giocatori che si accasano proprio allo Scordia, provenienti dalla società Leon Fortese, cioè Guerreri, Fecarotta e Monforte. Questi bisogna dire che comunque si aggiungono allo Scordia, oltre a questi citati precedentemente, cioè Fabio D'Agosta che viene dal Siracusa, poi Davis Opoku, un altro giocatore oltre al portiere classe 97 Jonathan Pandolfo, che viene dal Siracusa, e Salvo Tosto invece dal Noto. Ecco, direttore, questi sono però sette giocatori che possono dare qualcosa di importante. Voi avete scritto attraverso il vostro ufficio stampa già in Serie D, al di là del fatto che si possa fare in eccellenza, già sarebbe una gran bella squadra in eccellenza, ma anche in Serie D questi vanno bene. Questi sono giocatori intanto che hanno sposato il nostro progetto già da questo momento in poi, l'hanno sposato anche con un'eventuale permanenza nel campionato di eccellenza. Poi con il sogno della Serie D, che ci auguriamo di poter realizzare, e in questo siamo molto fiduciosi, questi continueranno a darci una grossa mano, perché sono tutti giocatori di categoria. Però è chiaro una cosa, che questa è una parte di giocatori, perché dicevo poco fa che il direttore sportivo si sta muovendo e anche molto bene sotto traccia in questo senso, e noi se dovesse arrivare la Serie D quanto prima,
di sicuro non ci facciamo trovare spiazzati. Parliamo però direttore anche di eccellenze, direttore Parisi, perché al momento chiaramente la categoria sarebbe questa e nel caso in cui fosse eccellenza a maggior ragione sareste competitivi per la stagione 2015-2016, ma che eccellenza sarà? Perché c'è chi parla per essere protagonisti, la scorsa settimana si è tenuta la conferenza stampa della San Pio X che vuole ritornare protagonista dopo una stagione un po' ai margini, e la Cireale dichiara, ma chiaramente la Cireale deve essere protagonista per vocazione, cioè non si può fare una stagione se non si è da protagonisti. Ai nastri di partenza sicuramente lo Scordia rappresenta un valore, ma lei sarà d'accordo che ci sono Sicula, Leonzio, Igea, Virtus e Rocca di Caprileone? Ma assolutamente sì, io parto da un passo indietro, no? In estate bello. Perché Rocca di Caprileone mi ha affascinato attraverso la campagna acquisti. Infatti no, assolutamente. Dicevo il passo indietro perché guardando i giornali in estate, nei mesi di luglio, agosto, sembra sempre che ci sono 7-8 società che debbono vincere il campionato, no? È chiaro che questo non è possibile. Quest'anno passato è stato già un campionato diciamo migliore rispetto agli ultimi del campionato eccellenza. Quello che sta andando ad iniziare si profila come un campionato ancora molto più competitivo, probabilmente, direttore, omogeneo, possiamo dirlo, cioè nel senso partono molte squadre sulla stessa linea di partenza. Credo proprio di sì, c'è una bella lotta perché ci sono squadre che si stanno rafforzando molto bene, ci sono squadre che hanno una bella struttura societaria. È chiaro che poi andando avanti la solidità economica è fondamentale. Che ne pensa dello Sporting Taormina che ha preso Riccardo Ancione, giocatore che ha militato in palcoscenici importanti e poi anche veramente il pedigree del grande calciatore? Assolutamente, stiamo parlando di un calciatore professionista in queste categorie. Il Taormina tra l'altro è una di quelle squadre che potrebbe essere la sorpresa del campionato, perché sta lavorando in silenzio, gode già di una ottima base di giocatori, ha una bella società, piazzando ancora un paio di colpi potrebbe essere quella squadra che può dare fastidio a tutti. Poi dicevamo il Rocca di Caprileone che sta facendo un organico assolutamente di... Con Calabrese, lì in avanti. Sì. È arrivato anche pettinato. Colpi veramente molto importanti per la categoria, ma io non trascurerei assolutamente l'Igea Virtus che non sta facendo grandi colpi, però i grandi colpi già ce li aveva in casa, riconfermando praticamente tutta la rosa che aveva lo scorso anno. Direttore, i vostri rapporti con l'Igea Virtus sono buoni? Sono... No, non vorrei farle una domanda cattiva, però insomma, come sono i rapporti? Perché si è parlato tanto, soprattutto la settimana dopo, no? di quella famosa partita. No, beh, assolutamente, era normale che se ne parlasse tanto. Però guardi, quella è una parentesi che noi non la possiamo vedere e commentare con ipocrisia. Chiaramente ci sono delle realtà che sono state ben visibili, ognuno si è preso le proprie responsabilità nel modo più assoluto, nel pieno rispetto di quello che si è fatto, si prendono le proprie decisioni. Noi abbiamo preso atto di quello che è successo, loro si sono giocati la partita, è giusto che l'abbiano fatto in questo modo, assolutamente, non c'è nessunissimo problema. Emilio, abbiamo perso un attimino Andrea Grasso evidentemente per un piccolo problema, ma cioè, poi si pone la verità, come dire, è sempre molteplice, no? Non esiste una sola verità, ne esistono tante. L'Igea Virtus poche settimane prima, aveva strappato i 3 punti col Siracusa e poi con quel gol di Biondo ha spezzato i sogni dello Scordia. In questo senso certo la verità è un po' cruenta, ma
bisogna anche accettarla. Io penso che nascerà uno scordia ancora più forte sotto questo punto di vista. Ma noi ne siamo convinti. Io ritengo che queste siano un po' le leggi dello sport. Significa se la partita non avesse degli strascichi tendenzialmente poco positivi, sportivamente bisogna accettare o meno la sconfitta, e questo qua è il discorso. Poi ogni partita ha storia a sé, ha storia a parte, un po' tutto il resto. Io ritengo che inghiottire il boccone amaro è difficile, no? Come diceva Oronzo Canà, come se si fosse mangiato una tonnellata e mezza di escrementi che sono difficili da digerire, però questo vi fortifica, quindi in qualche modo poi ripartire è giusto, magari non si rende pan per focaccia, però si dà il giusto esempio. Siete anche educatrici in questo senso come società, sì, e come sportivi. Assolutamente lo siamo sempre stati, per cui la nostra strada è sempre quella. Direttore Parisi, invece, che ne pensa del fatto che l'Orlandina ha ripreso un po', praticamente possiamo dire al 90° minuto abbondante, l'iscrizione, parimenti al Modica, ma che cosa verrà fuori? Perché Orlandina e Modica erano tra le famose tre squadre, parimenti al Tiger Brolo, che poi ufficialmente però sembra deceduta, e alla fine cosa ne sarà di queste due piazze? Questo per agganciarci al fatto che magari c'è qualche società che ancora annaspa, e nel notistico purtroppo questo è il vero denominatore comune. Intanto parliamo di due piazze importantissime, Capodorlando e Modica. Credo che ci sono lì due realtà ben diverse. L'Orlandina si potrebbe trascinare una situazione legata agli ultimi due anni di Serie D, e quindi nei prossimi mesi potrebbe avere pure qualche difficoltà a livello economico. Ricordiamo il presidente, sì, tutto il resto. Già ci sono state, dico, mi auguro, soprattutto per una piazza come Capodorlando, che non si debba vivere questo scenario, diciamo, di crisi economiche che poi portano alle rinunce, alle redazioni. Ci auguriamo di no. Modica sì, ha strappato, diciamo, per i capelli questa iscrizione, mi fa piacere perché anche Modica è una grossa piazza, però lì credo che non dovrebbe esserci una situazione economica di base pesante, per cui magari si rafforzeranno come società, troveranno adesso altre soluzioni, si siederanno a trovare un qualcosa di importante. Intanto mi pare che è tornato Filicetti. Sì, Filicetti, che tra l'altro qualcosa si muove. È stato associato, direi, per una buona quindicina di giorni all'Olgiarre, poi non si è fatto più nulla. Per motivi lavorativi. Filicetti o rimarrà al Modica o comunque, insomma, non rimane al Giarre, questo è poco ma sicuro. Abbiamo una decina di minuti scarsi per parlare, sì, di promozione girone C e girone D. Con la grafica possiamo dare anche delle coordinate assieme al direttore generale dello Scordia, Nello Parisi. Ieri primo giorno di scuola, l'abbiamo chiamato così, primo bagno di sudore per Adrano e per tantissimi squadre che si apprestano a vivere questo campionato di promozione. Direttore Parisi, cosa le suggeriscono piazze come Club Calcio Belpasso, AC Sant'Antonio, Adrano, ma ancora tante altre squadre che chiaramente Atletico Catania hanno obiettivi comunque differenti, che cercano chiaramente un posto al sole. Su tutti, proprio Adrano, Belpasso, AC Sant'Antonio. Adrano mi pare che sta cercando di attrezzarsi alla meglio. Belpasso credo che sta facendo un buon lavoro, sta rinnovando molto la squadra rispetto a quella dello scorso anno. Manca solo l'attaccante. Infatti quella struttura portante c'è, come, perché sono arrivati Pietro Palazzolo, Giuseppe Viglianisi, Santo Rufino, sì. Giocatori Vincenzo Montella. Sì. L'Atletico Catania mi pare che ancora non si è capito bene quello che succederà, o magari aspetta le decisioni del presidente Proto, mentre credo che la AC Sant'Antonio farà scorta degli errori commessi l'anno scorso e potrebbe essere una di quelle squadre protagoniste davvero. Abbiamo una grafica pronta proprio sulle squadre che potrebbero essere in ascesa nel prossimo campionato di promozione, cioè chi sale e chi scende. Non c'è ancora la grafica. Non c'è ancora, però potremo dibattere proprio di questo, cioè il girone C, perché AC Sant'Antonio, Adrano per l'appunto, Belpasso, ma lei che cosa ne pensa, direttore Parisi, del Camaro?
squadra che è salita dalla promozione, che ha fatto la finale di Coppa proprio col bel passo, Camaro 1969. Ecco, nella, intanto la grafica c'è, possiamo anche guardarla, e c'è questo Tre Castagni che si fonde col Battiati. Anche il Tre Castagni, che sicuramente troverà lì una piazza più rispondente magari alle esigenze del presidente, dell'allenatore. Credo che attrezzeranno un organico carino con Luca Di Gregorio, assolutamente, che è un altro allenatore che diversi anni che è lì, ed è un altro che lavora abbastanza bene in campo. Il Camaro, dicevamo, credo che sarà una di quelle squadre difficili da affrontare, perché questo il Camaro è sempre... Ha perso Buda, ma credo che lo rimpiazzerà, sì, assolutamente credo che lo rimpiazzerà, perché il Camaro storicamente è stata sempre una squadra che si è fatta rispettare, e magari chissà nel giro di qualche anno che punta di nuovo in alto. Città di Catania, Sport Club Palazzolo, Real Città di Paternò, acquistato Luca Bracciolano. Città di Catania ha fatto una squadra davvero importante, sì. Il direttore Santomurè, in generale la squadra del presidente Pinazzo, acquistando proprio nell'ultima finestra di mercato Massimo Nobile, Francesco Cordova e un vostro giocatore. Quale il vostro ex, quale Alessandro Zumbo? Ecco, il Città di Catania come lo collochiamo, direttore? Qui mi fermo. E chiaramente non si può non parlare di Zumbo. Assolutamente, perché stiamo parlando del Zumbo, che il nostro ambiente c'era un rapporto, e c'è un rapporto davvero particolare anche con la famiglia. Zumbo era stato immediatamente riconfermato dal presidente con una stretta di mano, così come era stato lo scorso anno. Alessandro aveva rinunciato sia lo scorso anno che anche quest'anno, aveva rinunciato a delle proposte molto interessanti, però quando ci si mette di mezzo una situazione lavorativa, purtroppo tutti quanti dobbiamo fermarci, ed è giusto che sia così. Alessandro ha tutto il nostro rispetto, tutta la nostra stima. Città di Catania è chiaro che sta facendo una bella squadra davvero, e potrebbe davvero lottare per la vittoria del titolo. Palazzolo è una piazza importante, anche lì c'è una bella società. L'anno scorso tra l'altro fece un grandissimo campionato giungendo quinta in un girone molto molto competitivo, e credo che quest'anno potrebbe essere una delle protagoniste. Adesso poi lì vedremo un pochettino come ufficialmente si andranno a delineare i gironi. Beh, non è che si è molto ben capito, ecco, questi gironi come vengono tagliati, in base a quale linea geografica, in quale... Ma c'è ancora un grosso punto interrogativo su tutto, ma tutto penso parta dalla Serie B fino ad arrivare all'ultima categoria disponibile. Purtroppo perché sì, tra retrocessione e ripescaggi, pensate che la squadra secondo me più grande a livello proprio di società, di giocatori e di campionato è il Brescia, che sta attendendo di essere ripescata in Serie, sì, B. Poi da questo Lega Pro, tutto le vicende Catania, Teramo, Catanzaro e tutto il resto. Direi che la forza la più importante ce l'abbiamo praticamente a casa. Io credo che fino alla fine di agosto ancora ci saranno rivoluzioni di campionati, squadre immesse, squadre retrocesse, squadre tolte, squadre... Immediatamente dopo Ferragosto si avrà forse il quadro definitivo. Sarà un Ferragosto calcisticamente parlando molto caldo. Noi speriamo di uscirsene quanto più presto possibile. Allora, noi sapremo, giusto per dare le coordinate a tutti i tifosi e a tutti gli sportivi che sono in collegamento, sapremo qualcosa questa settimana sullo Scordia. Ce lo auguriamo davvero, perché altrimenti, proprio per quello che abbiamo detto, credo che ancora ci sarà una partita molto lunga. Si sente? Speriamo che con l'uscita della graduatoria tutto possa essere, diciamo, possa prendere una direzione molto positiva per noi. La graduatoria, diciamo, nella graduatoria leggi un pochettino la situazione. E l'ultima domanda: cosa si sente di poter dire anche ai tifosi dello Scordia, perché in questo anno c'è stato un grado di innamoramento verso lo Scordia probabilmente più importante rispetto a quello che ci si era lasciato negli ultimissimi anni, ecco. Quindi ancora più coinvolgimento, ancora più passione, ma probabilmente questo oggi i tifosi lo sanno.
Ma assolutamente tra sì. Tra l'altro con una bella tessera, una bella anche tessera proprio che fidelizza il tifoso alla, sì, sì, a voi. Sì, assolutamente. Noi quello che possiamo dire ai tifosi è quello di stare molto tranquilli, di avere la fiducia che hanno riposto lo scorso anno fin dal primo momento, di continuarla ad avere. Qualcuno purtroppo sta approfittando del nostro obbligato silenzio. Il nostro silenzio purtroppo è obbligato perché abbiamo, diciamo, questa piccola incertezza di categoria, e per cui devi muovere i passi in maniera molto lenta e devi muovere le pedine diciamo nel modo giusto. Ecco, qualcuno purtroppo sta sfruttando questo a volte un silenzio che è stato un po' lungo, lo sta sfruttando per fare, diciamo, mettere un po' di pepe, sì, mettere un po', mettere di pepe un po' di pepe sulla piazza. Però noi siamo convintissimi che da parte dei tifosi c'è la massima fiducia nei nostri confronti, nei confronti del presidente, e noi gli diciamo di stare tranquilli, di iniziare ad abbonarsi, perché sappiamo di cosa stiamo parlando, sappiamo a cosa andiamo incontro, sappiamo tutto quello che ci può aspettare, e non ci faremo trovare assolutamente spiazzati sia nell'una che nell'altra ipotesi. Ecco, il nostro interesse è sempre quello di portare Scordia, così come è stato quest'anno, portarla nei piani alti del calcio siciliano, e speriamo di poter realizzare questo sogno da subito. E chiaramente andiamo a prendere un altro cammino, andiamo a fare un'altra esperienza assieme alla nostra gente, che è sempre fantastica. Sì, tra l'altro il direttore, insomma, si associava alla possibilità che si vociferava di un'aggregazione alla Città di Vittoria, ma poi è stata più un'illazione. Un'aggregazione alla Città di Vittoria, mi risulta questo, ma che riguarda tutt'altra persona rispetto al nostro presidente nel modo più assoluto. Emilio, noi ci vedremo martedì prossimo per la quinta nostra puntata di Bib Racing Calciomercato, con nuovi ospiti, con nuovi chiaramente intrattenimenti e chiaramente con nuovi focus, perché magari fra 7 giorni potremo dirvi anche qualcosa in più in merito a nuovi innesti, nuovi giocatori che si accasano, soprattutto nuovi giocatori che vanno in ritiro nei raduni che di fatti ufficialmente, salvo rarissime eccezioni, sono iniziati proprio lunedì 27 luglio e che vi ci terranno impegnati sino poi agli appuntamenti ufficiali che sono scadenzati per la Serie D il 23 di agosto sì, e il 30 di agosto invece per la Coppa Italia, che sono proprio il fischio d'inizio della stagione agonistica 2015-2016. Come sempre ringrazio Emilio Raciti. Grazie anche a voi, grazie anche all'altro nostro ospite Andrea Grasso, al direttore Parisi dello Scordia. Grazie ancora, direttore. Salutiamo anche la regia, i tecnici e la redazione che ha lavorato. Noi come News Today invece torneremo domani come al solito dalle 14 in poi fino alle 16, sempre su Universal TV, in radiovisione su 644 e 645 del digitale terrestre, e poi le frequenze storiche di Radio Universal e lo streaming internet in tutto il mondo su radiouniversalfm.it. Grazie ancora una volta, a domani, ciao.